Buongiorno e buon giovedì 17 di maggio, questa è l'edicola di 696 TV 8 Channel. Andiamo subito a vedere le prime dei quotidiani nazionali partendo da Repubblica, che ovviamente apre sulla politica di casa nostra, governo, ecco il contratto, si tratta su un Premier 5 Stelle. Via la Fornero, sia la flat tax, riammessi i voucher, riconvertire l'ILVA e stop ai cantieri TAV, vola lo spread. Il Colle, tornino con nome per Palazzo Chigi, Di Maio punta ancora su di sé. Andiamo a vedere nella parte alta le istituzioni, Lavinia Rivera, il comitato di conciliazione e l'organismo parallelo a rischio incostituzionale, poi la giustizia. Liana Milella, la difesa è sempre legittima, niente alternative al carcere, linea dura anticorruzione, il debito. Tonia Mastrobuoni, l'idea di trattare con la BCE per ottenere una riduzione, ma Draghi non lo permette. Poi l'immigrazione, Alessandra Ziniti, 500.000 clandestini da trattenere e poi cacciare l'irrealizzabile promessa numero uno. Andiamo ora nella parte centrale, il commento di Claudio Tito, tante promesse senza visione né coperture, poi l'analisi di Roberto Perrotti, l'economia nel regno di Fantasyland, il caso di Francesco Merlo, la staffetta, il Kama Sutra populista. Nella parte bassa invece, da Gaza alla beffa di Kim, l'America si è rassegnata ai pasticci esteri di Trump dopo il vertice annullato dalla Corea del Nord. L'inchiesta Crocetta, ricattato per un video hard, favorì le fedelissime di Montante. Poi la storia, la Cina corteggia i nostri scienziati, vi offriamo fondi e decine di cattedre. Andiamo avanti, entriamo all'interno, andiamo ad approfondire la notizia di apertura, pagina 2 e pagina 3. Ecco il contratto in 29 punti, Di Maio, il governo sa da fare. Chiusa la trattativa Movimento 5 Stelle Lega sul programma, non c'è più l'uscita dall'euro, ma resta la revisione dei trattati. Ora parola ai militanti, i 5 Stelle ottengono di riconvertire l'ILVA, la Lega taglia il renditometro, rilancio per Alitalia. E sono questi ovviamente alcuni dei punti chiave. Andiamo a vedere gli impegni, la richiesta a Draghi di scontare il debito, via l'obbligo ai vaccini, alt ai lavori della TAV. Vediamo un po' nello specifico come Lega e 5 Stelle vogliono cambiare l'Italia. Tasse e pensioni, flat tax a due scalini, riscritta la Fornero, esteri, sovranismo tricolore e apertura alla Russia. Servizi alle famiglie, più asili nido gratis con limiti a stranieri, giustizia stretta carceraria e agenti provocatori. Andiamo ancora a vedere. Per quanto riguarda i parametri dell'Unione Europea, scorporare dal debito i BTP comprati da BCE, poi sanità, un assist ai Novax sui bambini a scuola. Ancora opere pubbliche, alt alla Torino-Lione, 2 miliardi di penale. Ancora politiche affari, conflitto di interessi, divieti ancora vaghi. Reddito di cittadinanza, 780 euro per vivere, ma arriveranno nel 2020 e poi immigrazione, rimpatri più rapidi e sermoni in italiano. Continuiamo a sfogliare Repubblica per portarci a pagina 4, il Comitato La Democrazia Parallela, nasce un organismo che è già fuori dalla Costituzione, il Comitato di Conciliazione bocciato dai giuristi, così si espropria il Parlamento, i trattati europei non consentono alla Banca Centrale di intervenire per finanziare gli Stati e è lo scudo BCE che ci protegge dalla speculazione. Ancora andiamo a vedere giustizia, mix di proposte, prevale l'idea di un carcere senza speranza sul
programma giudiziario si celebra il divorzio tra Berlusconi e il leader leghista. Ancora, immigrati, priorità della Lega, servono 2 miliardi e anni di tempo per il piano rientri, mancano i fondi e gli accordi con i paesi d'origine, l'Unione Europea non vuole cedere su Dublino. Continuiamo ancora ad andare avanti. Siamo a pagina 6, la trattativa sì della Lega a un premier Movimento 5 Stelle, Di Maio punta ancora su di sé, Salvini agli interni e Massolo agli esteri, giustizia, buona fede, Giorgetti possibile sottosegretario ai servizi, sono questi i nomi dei possibili candidati. Il Quirinale, Colle, gelo sul programma, non si valutano le bozze e ai leader chiede un nome, prudenza sulla scadenza di lunedì, Mattarella non esclude un breve rinvio, per affidare l'incarico serve dai partiti la piena condivisione di un candidato, la moral suasion del capo dello Stato per cambiare alcuni punti del contratto. Continuiamo ad andare avanti, l'altra notizia che abbiamo visto in prima, siamo a pagina 21, la sfida della ricerca, la Cina caccia di talenti tra gli scienziati italiani, venite, c'è posto per tutti, la proposta via mail alle eccellenze europee, vi paghiamo anche il viaggio, solo a Guangzhou saranno assunti 70 fisici, alla Sapienza sono in totale 78, i numeri degli investimenti record, Pechino insegue gli Stati Uniti, 4.444.800 miliardi di dollari investiti nel 2017 in ricerca e sviluppo, dalla Cina seconda solo agli Stati Uniti. 249 ricercatori cinesi nella classifica dei più citati al mondo e poi 300 i milioni di dollari investiti in Juno, maxi esperimento di fisica dei neutrini cui parteciperanno anche scienziati italiani dell'INFN. Andiamo ancora avanti. Siamo allo sport, pagina 42 e 43. Roma e Milano, i destini delle città che il calcio rovescia, l'analisi, Lazio-Inter assegna domenica l'ultimo posto in Champions perché il pallone ha ribaltato i parametri economici, politici e sociali delle due metropoli. Andiamo ancora a vedere, PIL pro capite, mezzi pubblici, occupazione, Milano domina ma può restare fuori dalla Coppa più ambita per il quinto anno, fatturati superiori ma il passaggio dal mecenatismo ai nuovi modelli di proprietà non è stato ancora assimilato e poi diritti TV, Media Pro al TAR contro l'antitrust. Andiamo invece a vedere da quest'altra parte il bacino d'utenza di Mancini, nuovo CT della Nazionale, chi sono gli azzurri del futuro. Nell'anno senza mondiale, 4 nazionali azzurre alle grandi manifestazioni, oggi la Under 17 alla semifinale europea contro il Belgio. Cosa avanza dietro Donnarumma, Barella e Cutrone? All'interno ovviamente tutti i nomi, i ruoli scoperti, il CT Nunziata. Nei settori giovanili si gioca sotto ritmo nel 2017, mossi 62 milioni per gli Under 20. E poi nella parte bassa la storia, Pirlo, Inter e nostalgia, il business delle partite fra le vecchie glorie, ci sarà ovviamente l'addio al calcio di Andrea Pirlo, vecchia gloria dello sport italiano. Pagina 44, l'annuncio del portiere, studio e Amarcordi, il nuovo Buffon che si svela oggi sabato, dovrebbe uscire al 75esimo per l'ovazione dello stadium il 4 giugno, l'ultima in azzurro con l'Olanda. Anche il Napoli in primo piano, pace a pranzo, De Laurentiis affida la rivincita 4 milioni a Sarri. Andiamo ancora a vedere gli altri sport, il tennis, fantasie da Fognini, 40 anni dopo la finale di Panatta, battuto Thiem oggi Gojowski negli ottavi aspettando Nadal, sogno di vincere, il pubblico va arrazzato. E ancora anche il ciclismo ovviamente in primo piano, cioè il Giro d'Italia, il leader braccato Yates vince ancora ma teme Dumoulin.
Aru e Fromm di nuovo staccati, l'olandese secondo, aspetta la crono montagna, l'inglese posso soltanto attaccare. Lasciamo Repubblica, andiamo sulla prima del mattino, edizione nazionale, ovviamente anche qui lo spazio è alla notizia del giorno, contratto svolta su euro e deficit, nella bozza il taglio dei parlamentari e il vincolo di mandato, nessun cenno al sud, un pentastellato verso Palazzo Chigi. Accordo Di Maio-Salvini, ripensare moneta unica e vincoli stop sanzioni alla Russia. E andiamo a vedere i mercati, lo spread sfonda quota 150, Borsa Milano perde il 2,3%. Di spalla il contratto allo Sport, De Laurentiis alza l'offerta, i dubbi di Sarri. Nella parte centrale arrestati 30 parcheggiatori abusivi, la linea dura di Salerno, accusati di estorsione, minacce a chi non pagava 5 euro, il procuratore Capolembo, alcuni cittadini non denunciano per quieto vivere e convenienza. E poi nella parte centrale svelate le parti del diario nascosto sotto lo scotch, l'inedito, Anna Frank e il sesso, le pagine segrete. Entriamo velocemente all'interno, andiamo ad approfondire questa notizia a pagina 4, i mercati, ecco lo spread più 150 punti, la bozza spaventa la borsa, Piazza Affari perde il 2,3 a fronte dei rialzi in tutta Europa. Continuiamo a sfogliare il mattino, siamo a pagina 6, l'incontro popolare, il summit Berlusconi con il PPE. Il patto Movimento 5 Stelle Lega crea timori nell'Unione Europea, il leader torna tra i leader al summit di Sofia, basta inviare messaggi contro l'Europa. Andiamo ancora avanti, apriamo l'ampia pagina dello Sport del mattino, tutta focalizzata sulla situazione legata al tecnico Sarri, ansia Napoli, titola il mattino, De Laurentiis, maxi offerta, Sarri rinvia la decisione, disgelo con il presidente ma chiede altro tempo, annuncio, il patron voleva dare già oggi alla squadra la notizia del rinnovo, mercato, la società dà garanzie sul livello competitivo nella prossima stagione. Andiamo ancora avanti, quante panchine per Maurizio, ma lui può decidere di fermarsi, le mosse, il Chelsea aspetta l'esito dell'FA Cup, però il tecnico toscano non vorrebbe il ruolo di manager. Il retroscena, 12 club hanno chiesto informazioni su Sarri negli ultimi 4 mesi. La chance in Italia, si è fatto avanti il Milan in caso di divorzio da Gattuso. L'amico Baldini conosce bene la Premier League ed è il suo primo sponsor. L'opzione 1 De Laurentiis si cautela in caso di mancato rinnovo. Giampaolo è la soluzione ritenuta più pratica, mentre l'opzione 2 tra il presidente Ancelotti c'è un rapporto amichevole, ma il discorso è rimasto in stand-by. Andiamo ancora a vedere Brindisi con vini toscani e spumanti per la squadra record, la cena, il presidente annuncerà il premio da 3 milioni per la rosa e lo staff, lo show, i cabarettisti di Made in Sud e i cori da stadio con DJ speaker Decibel Bellini. Di spalla la notizia della finale di ieri in Europa League, l'Atletico Madrid batte il Marsiglia 3-0 e si aggiudica la Coppa. Andiamo ancora avanti, il mercato del Napoli in primo piano, Rui Patricio saluta lo Sporting Napoli, lo aspetta, il portoghese ha rotto con il suo club, Mertens strizza l'occhio alla Premier e aspetta la chiamata giusta, il portiere è stato aggredito dai tifosi a Lisbona domenica, la sua ultima gara. Andiamo ancora avanti, una notizia sempre legata al calcio Napoli, denuncia per Mashash, la sua ex, mi ha picchiato, le accuse esposto alla polizia di Marsiglia, violenze coniugali, ancora una vicenda giudiziaria per l'Azzurro, matrimonio, Zinedine e Magda Sofia sono stati sposati soltanto per 4 mesi, il centrocampista non è stato mai utilizzato da Sarri, ma per lui solo apparizioni in panchina. Risse le liti a Tolosa con un allenatore e a Napoli con un medico sotto casa. Lasciamo il mattino edizione nazionale, andiamo sulla prima
di Repubblica Napoli, eccola qui l'apertura, le donne del selfie sul trono reale, chiediamo scusa, scriviamo al ministro, abbiamo sbagliato ma ora è una gogna, siamo pronte a prenderci cura di un sito o di un monumento. Nella parte centrale la fotonotizia, piazza degli artisti, cassonetti rovesciati e blocchi stradali per fermare la costruzione delle auto rimesse interrate. Poi, movida, ordinanza scaduta, i residenti chiedono misure più rigorose. Entriamo all'interno, andiamo ad approfondire questa notizia, Vomero, barricate contro i box auto, presidio in piazza degli artisti, cassonetti rovesciati, traffico in tilt e alta tensione con la polizia. Ma l'opera va avanti, veniamo al servizio. Scoppia la protesta contro il futuro parcheggio di Piazza degli Artisti al Vomero. I mercatali questa mattina hanno inscenato un blocco stradale e hanno mandato in tilt la circolazione. Il blitz dei commercianti di Antignano è scattato nella prima mattinata con lo spostamento di diversi cassonetti per la raccolta dell'immondizia che sono stati lanciati nel mezzo della carreggiata. Sul posto sono arrivate le volanti della questura e le pattuglie dell'unità operativa Vomero della polizia locale. Stando a una prima ricostruzione, la rabbia dei mercatali è esplosa all'arrivo dei tecnici della ditta incaricata all'esecuzione dei lavori, i quali avrebbero dovuto svolgere i primi carotaggi preliminari per la realizzazione del discusso parcheggio di Piazza degli Artisti. Tanto è bastato a decidere di mandare in tilt la viabilità in tutta la zona. Almeno una ventina di commercianti hanno infatti preso di peso i cassonetti dell'immondizia e li hanno letteralmente lanciati al centro della strada che costeggia Piazza Medaglie d'Oro, impedendo quasi del tutto il transito ad auto e moto. La situazione è sotto controllo, ma l'emergenza non è ancora rientrata, la tensione resta alta. Il consigliere comunale Nino Simeone, presidente della commissione viabilità, stigmatizza l'episodio. Una brutta giornata, ha detto, sempre difeso chi a sua volta lotta per difendere il proprio lavoro, ma non si può fare così dalle 8:30 del mattino, quando le famiglie intere stanno raggiungendo scuole, lavoro e ospedali. Sono preoccupato per chi dovrà raggiungere il pronto soccorso a Del Santo Bono a pochi passi dal caos. Siamo già sulla prima del mattino, edizione di Napoli, Vomero rivolta antiparcheggio, l'abbiamo appena visto, traffico in tilt nella zona collinare, la realizzazione dei box ferma dal 98 tra richieste di aree per la sosta e ricorsi, scontri e barricate contro i lavori, il presidente della municipalità un errore, la protesta violenta di spalla, Forcella, paranza dei bambini, condannati i Giuliano. Entriamo all'interno proprio per approfondire questa notizia, il processo e la sentenza, baby boss della Paranza, 5 secoli di carcere, condannati i gruppi che hanno seminato il terrore nel centro storico, torna libero Vincenzo Sibillo, il demonio stese e delitti per imporsi nei traffici di droga ed estorsione. Lasciamo anche il mattino edizione di Napoli, andiamo sulla prima del mattino edizione di Avellino. L'apertura, binari tossici, scatta il sequestro, blitz dei carabinieri, denunciati un dirigente di RFI e un imprenditore, verifiche su eventuali contaminazioni, sigilla un'area delle Ferrovie dello Stato a Montefalcione, traverse in disuso trattate con una sostanza cancerogena. Nella parte sempre centrale il processo, strage del bus, 4 mesi per la verità del super pentito. Andiamo nella parte centrale, la politica in primo piano. Elezioni e guerra sui servizi sociali. 5 Stelle, stop al bando del piano di zona. Mele, non ci si ferma ogni 6 mesi. Ciampi attacca sulla gara indetta dall'ambito A4, la replica dell'assessore. Entriamo all'interno, andiamo ad approfondire la notizia di apertura. Sigilli alle traversine dei binari, cancerogene off limits, l'area vicina alla stazione e il materiale denunciati, un dirigente RFI e un imprenditore. Andiamo ancora a vedere nella parte bassa, inchiesta il caso Diplomi, altri 3 indagati, il GIP concede proroga al PM. Lasciamo anche il mattino edizione di Avellino e questa invece è la prima
del mattino edizione di Benevento. Cade nella piscina bimbo grave a Montesarchio, dramma per una famiglia nigeriana ospite in un centro per migranti, l'incidente nella villa di un professionista piccolo di 2 anni salvato da studentessa, poi il trasporto al Rummo e al Santo Bono. Il processo sfregiò la prof messa alla prova della procura. Entriamo velocemente all'interno per approfondire questa notizia. Cade nella piscina, salvato da studentessa a Montesarchio, dramma per una famiglia nigeriana ospite in un centro migranti. Ad Apollosa l'incidente nella casa di un professionista piccolo di 2 anni, era ospite in una villa, è grave al Santo Bono. Vediamo il servizio. Grave incidente domestico nel Sannio, dove un bambino ha rischiato di annegare nella piscina di una villa privata a Montesarchio, in Valle Caudina. Il bambino era in compagnia della madre, entrambi di nazionalità nigeriana e ospiti presso una famiglia. All'improvviso la madre si è resa conto che il piccolo era scomparso. Avviate le ricerche, dopo qualche istante il bimbo è stato ritrovato riverso nella piscina. Tirato fuori dall'acqua, le condizioni del piccino sono apparse subito gravi. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari dell'unità di rianimazione del 118, che hanno immediatamente rianimato il piccolo, poi trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Rummo di Benevento. Dopo i primi accertamenti, i medici hanno deciso di trasferire il bambino al Santo Bono di Napoli con l'elicottero del 118. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che hanno ascoltato le persone presenti ed effettuato un sopralluogo, al termine del quale hanno sequestrato la parte del giardino dell'abitazione e la piscina. Siamo sulla prima del mattino edizione di Caserta, il prefetto, clan colpiti ma non ancora sconfitti. La commemorazione Ruperto ha invitato alla massima attenzione, ricordando il sacrificio di Noviello 10 anni fa. L'imprenditore è stato ucciso a Pinetamare per aver rifiutato il racket, il blitz, sequestrati i soldi dei piazzisti di droga. E poi Bridgestone Caserta vince al TAR, la gestione dei rifiuti, il via libera all'impianto di compostaggio alla periferia della città, respinto il ricorso presentato da 5 comuni contro il progetto a Ponte Selice. Andiamo all'interno, andiamo ad approfondire questa notizia. Il caso sfregiò la prof ai lavori sociali, ok della procura alla richiesta della difesa accolta dal PM per il 16enne, il reato potrebbe estinguersi. Lasciamo anche il mattino edizione di Caserta, chiudiamo con la prima del mattino edizione di Salerno. Parcheggi, il turnover degli estorsori, procura e forze dell'ordine con il fiato sul collo degli abusivi della sosta. Secondo blitz dopo 10 mesi, manette per 30 tra recidivi e nuove leve, controlli senza tregua, le denunce dei cittadini. E così si dividevano strade e piazze. Entriamo all'interno proprio per approfondire questa notizia. La retata, parcheggi, il turnover degli estorsori, scambio di piazze e aree stagionali, 30 arresti accanto alle nuove leve, 10 posteggiatori già fermati. Un anno fa l'inchiesta, i carabinieri documentano spostamenti nelle zone più frequenti e redditizie della città. Le minacce nel mirino, donne e anziani, negozianti costretti a pagare pure per i clienti. E andiamo ancora a vedere, questa è la mappa della città. La gang di via Clark, il business sul by night, minacce alla benzinaia e transenne divelte per far spazio agli avventori della discoteca. All'appello il procuratore Lembo: non è criminalità organizzata, ma evitiamo che la malavita fiuti l'affare. Vediamo il servizio. Il secondo blitz nel giro di pochi mesi contro i parcheggiatori abusivi da parte di Procura e Compagnia Carabinieri di Salerno, che ha portato all'emissione di 32 ordinanze cautelari fra carcere e domiciliari, è stato accolto con soddisfazione dal governatore Vincenzo De Luca. Il presidente della Giunta regionale parla di un blitz che è un esempio delle azioni necessarie per garantire ai cittadini sicurezza e legalità, per poi elogiare il lavoro di magistratura e forze dell'ordine. Parole che arrivano nella giornata in cui la Procura salernitana contesta agli indagati il reato di estorsione agli automobilisti. Secondo la ricostruzione degli
inquirenti, le vittime erano costrette a pagare fino a 5 euro per la sosta e per chi si opponeva scattavano le violenze fisiche e verbali e gli atti vandalici contro le auto. Un fenomeno diffuso soprattutto nelle aree del centro città, dello stadio, del polo nautico e della Movida. 10 delle persone arrestate erano già finite nel mirino di un precedente blitz, le altre 22 hanno invece provato ad occupare gli spazi lasciati liberi. Questo fenomeno, per quanto limitato e circoscritto, continua a verificarsi. Allora lo Stato deve porre un argine a difesa della libertà individuale dei cittadini e anche appunto della libera intrapresa. Sull'episodio è intervenuto anche il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha sottolineato come il blitz salernitano debba essere un esempio da seguire anche per Napoli, dove l'abusivismo è una vera e propria piaga. Borrelli ha contato solo nell'ultimo mese 200 nuovi parcheggiatori abusivi che hanno invaso le strade napoletane e che si sommano ai 2.400 già presenti. Un esercito di delinquenti, le dure parole di Borrelli, che taglieggia la cittadinanza. E siamo sulla prima del Corriere dello Sport che apre con il sì di De Laurentiis e di Sarri, il titolo Sarri sì, c'è intesa con ADL Napoli fino al 2021, 4 milioni a stagione via la clausola. André Gomes e Klassen gli obiettivi di mercato. Nella parte alta Roberto, il nostro orgoglio farà grande la nazionale grazie ai gol di Balotelli. Spazio anche all'Europa League, doppio Griezmann, il Ciolo in trionfo, il francese regala la Coppa all'Atletico, battuto 3-0 il Marsiglia di Garcia. Andiamo a vedere l'apertura. Napoli, Della, Sarri, c'è l'intesa dopo l'attesa, il giorno è arrivato, il responso è molto positivo, 2 ore di riunione tra presidente e tecnico, contratto triennale di 4 milioni a stagione, tra una settimana e il sì, il futuro è cominciato. Opinioni scambiate con serenità, poi il nuovo appuntamento tra le parti, il colpo vero a centrocampo e su Hamsik, ecco le ombre cinesi. Continuiamo ad andare avanti per Sarri, pienone al San Paolo per l'ultima partita della stagione, un grande tributo al tecnico, già certi 42.000 spettatori, ma potrebbe anche vacillare il record di presenze del 2017-2018, i tifosi vogliono ringraziare gli azzurri dopo un'annata emozionante. E quando nasce un amore, un popolo ha trovato in Sarri un idolo con cui ricorrere il sogno scudetto, una storia di sentimenti forti, quella tra il Napoli e il tecnico, che anche in Toscana non ha mai smesso di pensare e tifare per i colori azzurri. Velocemente un po' di mercato, Rui Patricio è più vicino, un atto ignobile di violenza contribuisce a chiarire le operazioni di mercato, l'accordo tra le due società sarebbe ormai vicinissimo. Dunque il portiere dello Sporting aggredito da tifosi furiosi per non essere entrati in Champions, anche la violenza spinge il portiere verso il Napoli. Lasciamo il Corriere dello Sport per chiudere sul nostro portale www.ottopagine.it l'apertura contratto Lega 5 Stelle, si sono scordati il Sud, il Mezzogiorno ignorato nella bozza di accordo, si parla di tutto, anche della Russia. Ritorniamo nella sezione.it, nella parte alta, politica, Bassolino boccia il duello di Luca De Magistris, collaborate, l'ex sindaco serve collaborazione istituzionale per Napoli, Caldoro come i polli di Renzo. Lo Sport anche nella parte alta, Ancelotti e gli altri, tutti quelli che cercano casa a Napoli, ad avvalorare una trattativa del Napoli c'è sempre la voce della ricerca di un'abitazione in città. Nelle pagine di attualità, foto sul trono dei Borboni, ira e polemica sul social, Borrelli serve tutela per i monumenti e i beni artistici. Ancora nella sezione.it scordiamo. Nelle pagine della cronaca la vera perizia è quella di chi è scampato al bus maledetto, processo sulla strage del pullman precipitato dal viadotto dell'Acqua Longa, parlano i familiari. Ritorniamo nella sezione.it, ancora cronaca, imprenditore schiacciato dai pannelli, eseguita l'autopsia, l'esame sembrerebbe confermare le cause del decesso, 2 gli indagati. Ancora nella sezione.it, velocemente prima di salutarci, scandalo diplomi falsi ad Avellino, 3 nuovi indagati, la procura ha chiesto e ottenuto una proroga delle indagini, nuovi istituti privati nel mirino. Ancora
Così la banda importava sigarette di contrabbando in Irpini. I finanzieri in aula hanno raccontato l'indagine condotta fra Avellino e provincia, 38 gli imputati. L'ultima, prima di salutarci, Cava dei Tirreni, cieco e invalido, il boss beccato alla guida finisce in carcere. Bene, era questa l'ultima notizia, l'informazione in diretta di 696 TV 8 Channel torna come sempre alle ore 11. Grazie, buona giornata.